Salve a tutti ragazzi, benvenuti alla cantina della fantasia. Oggi un nuovo video. Il video di oggi è un video unboxing dedicato a Parsec Age of Colonies. Questa piccola scatola dalle modeste dimensioni al suo interno contiene un'intera galassia e saranno ben 4 giocatori che si contenderanno il dominio e la conquista di quest'ultima. Ideato da Giacomo Borghese e illustrato da Ranieri Manchetti, distribuito in Italia da Del Tenda. Ma adesso basta perderci in chiacchiere e andiamo a vedere che cosa ci attende all'interno della scatola. La prima cosa che ci compare dinanzi agli occhi è il regolamento. Piccolo e snello, ma andiamo a vedere di quante pagine è composto. Ben 20. E 20 pagine per spiegare l'intera galassia, movimenti, conquista, colonizzazione, suppongo che siano anche un buon presupposto. Gli amanti delle fustelle rimarranno un po' delusi. Ce n'è una sola e piccola, contenente 8 segnalini raffiguranti il numero 1. Quattro mazzetti corposi di carte che per il momento andiamo a mettere da parte. Quattro radi a 8 facce di 4 colori diversi. Quattro schede tecniche, una per ogni giocatore, e questa volta sicuro non posso sbagliarmi perché anche come state vedendo voi c'è scritto che cos'è. Sulla scheda tecnica vengono riportati tutti i valori e tutte le caratteristiche delle varie navicelle con i rispettivi costi. Ed ecco il piatto forte del gioco, il tabellone modulabile composto da queste taglie. Spero che riusciate a notare la qualità della grafica utilizzata. Lo sfondo stellato e tutti gli elementi raffigurati sono stati curati nel minimo dettaglio. Da qui potrebbe partire una vera e propria lezione di astrologia, ma vi assicuro che state scegliendo la persona meno adatta. Quindi concentriamoci di nuovo sulle tile e notiamo che ne sono tante e diverse, dandoci così la possibilità di poter variare sempre le nostre partite. Ultimo appunto sulle tile va fatto sul loro spessore. Sono spesse e resistenti quasi quanto una piastrella di ceramica. Le carte dopo un po' sono riuscito finalmente a sbustarle, divise per 3 tipologie: carte risorsa, carte evento, carte fazione. Un'occhiata veloce e notiamo che anche queste sono stupendamente illustrate. Le carte fazione contengono del testo e presumo che andranno a caratterizzare la nostra razza scelta. Carte evento, che in un gioco del genere non devono mai mancare. Le carte evento sono un po' il pepe e il sale del gioco. Possono aggiungere degli effetti devastanti oppure dei bonus magnifici da poter utilizzare durante i turni delle partite. Carte risorse. Sono 3 tipi di risorse: oro, energia e titanio, e ne sono tante. Bisogna vedere che tipo di utilità hanno durante le partite. Ed ora il momento delle navicelle. Come abbiamo detto, ogni navicella ha un proprio ruolo e un proprio costo. Si differenziano dagli altri giocatori in base al colore. Ce ne sono tante da dover gestire e considerando l'alto numero di navicelle, sono sicuro che l'autore voglia proporre furiose e frenetiche battaglie intergalattiche. Benissimo ragazzi, non conosco il regolamento, quindi non so altro e preferisco terminarla qui. Spero che questo unboxing sia stato di vostro gradimento, noi ci vediamo nei prossimi video. Come sempre vi auguro un buon gioco e un buon divertimento. Ciao ragazzi!